puntate precedenti. Bren e compagni si sono risvegliati in una stanza inconsueta e subito vengono accolti calorosamente da alcuni esponenti della città di Noredge. Sembra che finalmente la pace e la calma sia tornata. È rimasto solo Tai che vi guarda mentre fate su le vostre cose. Purtroppo, dice, sentite parla da dietro di voi, dice, purtroppo non tutto va bene in realtà. Ci sono anche notizie negative. Allora, come si dice così, avete una stanza. Gruppi di orchi neri, ormai numerosi, ma ormai senza una guida, stanno fuggendo verso le colline nere, ma nel loro tragitto attaccano un po' tutto quello che capita, quindi saccheggiano, regna un po' il caos, onestamente. La cosa buona è che se ne stanno andando. Il capo della guardia sta facendo un po' di tutto per evacuare un po' i villaggi sulla loro traiettoria, ma è difficile capire. Comunque, vabbè, ci stiamo lavorando, sto cercando di dare una mano anch'io. Inoltre non è finita lì, bande di briganti umani capeggiate una volta da Mavros ora stanno cercando di spartirsi un po' il suo terreno, un po' le sue ricchezze, prima probabilmente di andarsene da un'altra parte e cercare di far su più risorse possibili. C'è anche qualche fanatico tra di loro, io starei attento a voi, perché sicuramente qualcuno in città c'è. Hai già sentito parlare di qualche nome in particolare? No, però non è la prima volta che sentite predoni umani che rispondevano a Mavros. Anche più predoni che orchi, magari. Meglio orchi. Dai, invece, cosa mi sei dire dalla biblioteca? È ancora inagibile, purtroppo. È l'unico edificio che non ha riaperto, perché sentivo parlarne. Allora, siamo sinceri, noi non dobbiamo nessuna obbedienza né alla principessa né a Giovanni. Tuttavia ci siamo sentiti in dovere di dare una mano, perché in questo periodo erano un po' a corto di uomini, o almeno uomini ce ne sono le emergenze che sono tante. E quindi ci siamo messi un po' a disposizione anche parlando del compadre Regis. Abbiamo dato una mano come abbiamo potuto, abbiamo captato qua e là qualche informazione. Pare che ci sia un guardiano, qualcosa del genere, alla biblioteca che si ostina a non far entrare nessuno. So che, siccome è di proprietà della principessa ed è di famiglia reale, stirpe reale, credo che cercherà di intervenire di persona, però fra qualche giorno, adesso non era proprio in salute. E quindi niente, la biblioteca è chiusa. Io non so cos'altro dire. Per il resto le attività hanno riaperto più o meno tutte. Anche la taverna del brigante ha riaperto. Chi c'è? Edgar. Si è trasferito lì? E l'altra taverna? È chiusa. Gli hanno chiesto un po' le autorità della città, perché volevano far ripartire un po' gli affari di Norwich. E la taverna del brigante è quella più ricca, più lussuosa. Gli hanno chiesto momentaneamente di gestirla, visto che è quello che ha più esperienza. Poi probabilmente nel frattempo cercheranno qualcun altro e lui tornerà alla sua taverna. Quindi quanti giorni sono passati dal nostro ritrovamento ad oggi? Ah, è vero che è sbadato. Se ho fatto bene i conti avete dormito circa 4 giorni. Siete stati privi di sensi per 4 giorni. Questo che ho così fame? Anch'io. Sono fame? Beh, qua purtroppo non c'è cibo. A meno che non vogliate mangiare della farina. Ma sono sicuro che in taverna ci sarà parecchio. Pensavo di essere una panetteria. Siamo in crudo ufficio. Siamo in crudo c'è subito. Cioè, almeno nel gioco volevo mangiarlo. Non è pronta, dispiace. Cioè, quindi dobbiamo andare intunicati, ciabattati. Ecco, infatti vedo che
Cioè, capisco i ringraziamenti, va bene, grazie per il denaro, però magari facci trovare pronto qualcosa da mangiare. Allora, vabbè, insomma, abbiamo salvato la città. Non è detto. Salvato solo noi stessi. Credo che il signor Foltar sicuramente vi vorrà dare una mano. È il gestore dell'emporio, vende un po' di tutto, tra cui anche abiti. Finalmente qualcuno. Ci accompagni? Ma rimane un po' lì. Ma volete veramente andare in città in giro così? È inverno? No. E allora per me non c'è problema. Puoi andare tu a occuparci qualcosa da vestire? Beh, ho un paio di ore libere dal servizio, posso darvi una mano se volete andarvi a prendere una roba. Basta essere presentabile per uscire. Al resto ci penso io. Vengo con te, non ti preoccupare. Volete andare di persona? Io mi sono un attimo persa nei miei pensieri. Non ho sentito quello che ho detto. Ti dormono. Ah, beh, sì, certo. Siamo felici di vederti, però dopo quello che già hai bambino di suo, no? Abbiamo posso ancora capire. Tante domande alle quali non abbiamo risposte. E siamo ancora tutti un po' scossi da quello che è successo. Se hai la possibilità, almeno, non so i miei compagni, ma se riesci a portarci o portarmi, insomma, sono loro. Cosa da vestirmi, te ne sarai grato. Io non ho problemi a uscire, onestamente. Io neanche. Io aspetto. Tu aspetti chi qua? Sì. Aspetto qua. Allora, facciamo una cosa. Penserò io a tutto. Voi rimanete qua, non c'è problema. Anche tu, Bjorn. Sì, ma... Ok, vi sedete. Anche al cibo? Quello bisognerà andare in taverna. Non siamo in taverna, pianta. No, dico, già che ci porti qualcosa no, ci porta a vestire, poi noi usciamo andiamo in una taverna. Cosa alla volta, provvediamo i vestiti. Però noi stiamo morendo di fame. Appunto, quindi io provvederei anche contemporaneamente. Non c'è la focaccia, giusto? Dicevo, ci penso io. Allora... Tai apre la porta e sparisce nel frastuono della città. Intanto, una cosa che vi ho detto è che la stanza, oltre alla porta di uscita, ha anche tre grosse finestre. Anche qui le imposte sono completamente spalancate, mentre invece le finestre a vetri completamente chiuse. Vedete un viavai di gente notevole. È tornato il frastuono iniziale di Norwich, anzi ancora peggio. Però addirittura sentite gente che parla, ride. Speriamo che siano più simpatici adesso. C'è palla di alieno. Urlano, insomma. Bel frastuono. Nel giro di mezz'ora circa, Tai fa ritorno, si apre la porta e fa... Potete venire fuori? Sì. Vedete un signore, anche lui sulla quarantina, probabilmente il signor Foltar, vestito come uno straccione, cioè proprio fa schifo, però, che vi saluta. È impegnato a rovistare in un carro pieno di vestiti, proprio l'ha tirato lui a mano, un carretto, e l'ha parcheggiato proprio davanti alla porta del panificio. Non vi saluta, è uno molto che vedete che è sempre sopra pensiero, non si accorge di quello che succede intorno a lui. Allora, cosa vi serve? Già di che fruga, tipo un po' strano, però effettivamente la scelta di vestiti è grande, cioè parecchia roba, e è tutta roba nuova. Anche armatura o solo vestiti? No, solo vestiti. Un corpo. E basta. E basta.
anche io cerco dei vestiti che siano più simili possibili a quelli che indossavo prima. Allora, mi dovete dire innanzitutto quanto volete spendere, cioè categoria mi vesto fine oppure mi vesto tra virgolette da figo, cioè vestiti belli di qualità, magari con qualche cinghia in più, le cose così, che per sostenere oggetti, cinture, proprio il classico vestito da avventuriero, sì, sì. Che sono fondamentalmente un po' l'anima del vestito è la tela spessa, poi ricoperta di cuoio, dove di solito si logora magari per cavalcare o portare armi, insomma, una bella... Voglio vestirmi da avventuriero. Da figa proprio, molto bene. Quando, non perché quando... per spendere, però visto che è andato tutto perso, almeno assolutamente sono cose che sì. Io invece mi chiedo quanto costa l'abbigliamento più simile possibile a quello che avevo prima. Che non so, certo, visto che... Vabbè, ce lo dico io. C'è il bozzetto? C'è il bozzetto? No, io devo avere lo dico. Dicevo io. Allora, diciamo che... una vestizione completa, completa, con tutto, eventualmente anche mantello, cappuccio, tutto quanto, siamo sulle 5 monete d'oro. Okay. Con lo scaccioso. Ah! Ok! No, è scaccioso, sto facendo pagare, però, cazzo. Sti cazzi, veramente, ci sono quello figo, aspetta allora. 8 quello figo. Vabbè, 8. Però c'è veramente tutto, cinghie, cioè... ovviamente... 8. Scelgo un equipaggiamento che vada bene per quello che mi serve di solito fare, nel senso non voglio cose che mi appesantiscono troppo. No, fate, anzi, magari... comode, però tessuto comunque valido. Se volete, adesso dico lì, so, qualche vestito prendeva il colletto alto, maniche larghe, perché magari ci volete nascondere la roba, o magari un po' un vestito svasato, aperto, come volete, lui ha di tutto. Okay. Personalizzatevi come volete. Ok. Cioè, una cosa semplice, però... Da 8. Foltar? Sì. Io voglio il miglior vestito d'avventuriero che hai su quel cappello. Compreso di mantello elegante. Ma andiamo ben oltre le 8 monete. Ah. Questo. 100 monete d'oro. Vabbè, minchia. Anche ho diversi abiti di persone eleganti, addirittura ho l'abito vestito da un re avventuriero, Re avventuriero, re guerriero, tipo si chiama Caldrion, Perish Caldrion, quasi servirti degli incantesimi. Posso farti 15 monete d'oro, però. Però... con le carte, però. Esatto. Ho bisogno anche di un mazzo di carte e di una moneta. Allora, tutte queste cose qui, che non siano armi, armature, lui ce le ha, non c'è problema. È il migliore che hai? Sì, vestito sì, più di così. Nessuno è abbastanza ricco da sborsare una cifra del genere. Tranne Robert Great Spear. Maniche larghe? Per nascondere gli oggetti. Certo. Bene, andata, ma visto che il tuo commercio resiste anche grazie a noi, lo prenderò per 10. Il vestito? Certo. Test di carisma. 'Io voglio montare assolutamente il cappuccio. Nero, vabbè, quello delle 8 monete, c'è bello, antipioggia. Okay. Io allora io 17 più 4. Ti guarda, poi fa. Mi hanno detto vestito, cioè vuoi il vestito completo più mantello elegante. Mantello elegante e carte. Mazzo di carte e una moneta. Chiedo anche se aveva qualcos'altro. Ah, beh, moneta. Sì, no, vabbè. No, acciarini, tutto quello che è corde, lui ha tutto, quindi allora, completo. Veniamo ai vestiti. Allora, scaccioso,
nei termini giocativi. Sì. Scaccioso mi implica qualcosa. No, non hai malus, però è chiaro che insomma, è scaccioso. Quello che avevo prima com'era? Scaccioso. Allora scaccioso, okay. 5 monete. 5 monete d'oro. Io segno scaccioso, eh. Hai un meno 5 al carisma. Non riesco neanche nei videogiochi a fare. Ah, io guadagno carisma, devo... però allora con quello più potente. Beh, sicuramente ti presenti bene, cioè sei un figo. Allora, invece da 8, chi è che ce l'ha figo il vestito? Voi tre? Sì, beh, io Robert, super figo. C'è anche un altro mazzo, ma di trocchi, non di carte da gioco. E adesso arriviamo ai... è una mazza. Allora, ti guarda serio e ti dice: il vestito sono 15 monete d'oro. Quanto ha di carisma Ciccio Frizzo? Ciccio Frizzo, eh? Ma non ha armi lui anche, no? Non vede anche armi, no? Robert, hai perso il tuo smartphone. Posso vedere una storia? La prima risata da risveglio. Sì, ma adesso lui, guarda che lui adesso fa così, ma sta già pensando cosa deve fare. Cosa fottere con rapidità. Occhio. Ricordi le regole di... Sta pensando alla prossima storia di Caldrion per... Occhio a quello che fai. Quindi? 15 monete? Cioè, da uno vestito così male mi sarei aspettato che andrà a accettarsi anche di meno. E beh, 15 monete con in aggiunta il set di Grimaldelli. Carisma. E fai 20. Si è impapinato mentre diceva qualcosa. Allora, dicevamo, i vestiti sono 15 monete. Siete voi l'unico a dover ancora saldare, gli altri hanno già pagato. State facendo anche la brutta figura in mezzo alla strada, eh? Perché non ho ancora i miei vestiti. Magari se li provassi. E poi qua. No, il pagamento è di e se poi non mi stanno bene. Nel frattempo sono già andata a cambiarmi. Io non so se mi devo chiudere nell'altra stanza. Nella stanza quella dei tavoli. Infatti. Magari uno alla volta. Perché poi... Sì, sì. È della mia taglia, sicuro. Sì, sì, ti va bene. Ah, il vestito è veramente bello, eh? Vedo c'è un difetto qua sulla spalla. Il difetto è già compreso nei 15. Ma io mi sposto un po' e mi vesto lì. Non in mezzo alla strada. Ma guarda che se entra la signora ieri. Cioè, ti violenta. Canso due. O ti mena. Vabbè, mi hai convinto, Folta. Secondo me ne valeva... due, ma... Questo mi insulta al vestito di un re. Cioè, a chiunque vi riconoscerà... Una parola. Beh, no, ma parla da solo il vestito, non si vede. Allora, taglio viola, eh? È così, in mezzo alla strada. Quindi? Va bene. Io lo guardo in viso, ma è cambiato qualcosa? Chi? A lui? Sì, lui. A Robert? Sì. Perché? È solo smart. Ah, no, no. No, magari è bruciato. Non mangio. Se non mangio... Non riesce a carburare. Vuoto, ma... Quindi gliele dai? Ma o... sì, glieli do. Con questi 5 comprati un vestito decente, forse. Mio Dio! Molto bene. Cos'altro vi posso dare? Beh, vi siete cambiati, quindi tornate. Lui è ancora lì, i vestiti sono belli, stanno bene, a parte i tuoi che sono scacciosi. Per il resto non siete mai stati così eleganti, veri avventurieri. Io come Trinità. Trinità Gioli anche. Com'è che cara va a fare i straccioli? Come fiale, come pozioni, a qualcosa? Ho tutto. Tutto. No, aspetta, non pieni, eh. Ah. Cioè, non... Vetreria, tappi. Ok, no, allora...
nella borsa per componenti c'è già compreso qualcosa oppure devo acquistare a parte? Purtroppo a parte, ma è un vero peccato. Se volete però... fare un test di carisma... Ma cacchio, abbiamo bisogno di diventare ricco e... Vabbè, ma lui fa il commerciante. Ci provo, ma... Dal test di carisma non si rifiuta male. Appunto. Magari non vuole per le donne. Esatto, magari non vuole per le donne. Proviamo. Sono gli occhi dolci. +18 +2 = 20. Ah, però... beh, non è compreso, però, visto che siete voi... Per una moneta d'oro posso darvi... Quante fiale? Una decina. Beh, fate bene, eh? Non che si rompono subito, cioè. Davvero professionista. Va bene. Grazie. Comprese di tappo e cinghiette di cuoio, quelle per legarle eventualmente a tenderle. Ah, ok, ottimo. Quante ne hai prese? 10. Va bene, dai, ci basta. Un rampino. Rampino, mi serve altro? Dei chiodi e il martello, non so se... una moneta d'oro tutto compreso, chiodi, martello, rampino, sì, mi vado anch'io. E anche dei ganci di ferro. Okay. Una moneta d'oro a testa, quindi gli richiedo a volta, no, se ha dei rotoli di pergamena, una penna, dell'inchiostro. Ho tutto necessario per scrivere. Ho anche un diario di viaggio, ho dei libri bianchi da compilare, tutto quello che volete. Ok, prenderò quindi un diario e una penna, dell'inchiostro e dei rotoli di pergamena. Sì, ho anche una specie di banco da viaggio per conficcare con una punta il reginchiostro nel terreno in modo che non si rovini. Ah, no, ma io mi metto così e scrivo. Ah, quindi non ho ok. Solo una moneta d'oro per tutto il quanto. Grazie. È un piacere. No, la prendo anch'io. Una moneta d'oro la prendo anch'io. Da scrivere tutto quanto? Tutto. Ok. Grazie, è stato un piacere. Scusa, sono concentrata magari. No. Io sto. Lisa è un attimo. Sì. Sei in città? Il tuo negozio è più in città? Sì, di fianco all'armeria. È aperta l'armeria? Certo. Chi è che la gestisce adesso? È il figlio del. Purtroppo. Malcapitato. Come sta andando gli affari dell'armeria? Ci sta un po' riprendendo, ma lì. Allora, ogni movimento, ribadisco, vi costa fatica. Spesso avete dei mancamenti, quindi sicuramente avete un ritorno magico non da poco. Comunque, tutto sommato, riuscite a stare in piedi. Solo ora che vi girate verso la locale, la panificio dietro di voi, vedete che c'è un'insegna di legno molto vecchia con il nome del panificio, che è Numias. Numi. È chiaro che non si tratta della stessa, ma cioè, probabilmente una sua discendente, però come hanno detto è una famiglia che faceva del bene. Esatto, fa bene da lunga data. Ma allora non è l'intaccio di Marcos? No, ve l'ha detto adesso tra Brasnet e... No, 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 quando gli abbiamo chiesto che sì, c'era... Ah, in quel senso lì, sì. Sì, detta Nuni. Beh, era vero. L'altra cosa che notate è che tanta gente della città mentre passa guarda verso di voi e sorride. È quasi come se fosse dei VIP, delle celebrità. Molti vogliono vedere, probabilmente la voce si è sparsa, molti non sanno che faccia avete, che aspetto avete, però sai, 5 straniere in città, magari sai, non è che ce ne sono molti.
Addirittura qualcuno si avvicina per vedervi meglio, insomma siete un po' l'attrazione del momento. Beh, meno male, non hanno la faccia inquietante della prima serata. Uno, anzi uno in particolare di voi, vede che lo stanno osservando, ma non è tanto come mai chi lo sta osservando, ed è Robert. All'uscita di un edificio grande di 3 piani, vedi 2 donne, palesemente poco vestite, che guardano e ridacchiano verso di te. Straccia vocale, grazie. Qualcuna ti saluta così con la manina, poi ride con l'altra. Che mi ha 100 monete d'oro. Ti sarà andata. Vedi dentro la pedra. Sono due ragazze veramente bellissime. Michael e Misa, però. In tutto questo ci siamo persi tutto stato qua di là. Però. Beh, per me invece è una sensazione strana. Perché io sono abituata all'esatto opposto. Quindi. Sì. Però, insomma. È bello, però è una sensazione un po' nuova per Fedora. Quindi. No, nel casino di gente che passa, sì. Magari si indica, ma guarda, quali sono quelli che hanno salvato la città. Grandi, ce ne fossero come loro. Ma noi adesso stiamo andando. Siete sulla porta del edificio. Sta andando via adesso il carretto di volta. Vabbè, ragazzi, io penso che mi assenterò un attimo. Nelle condizioni in cui siamo. A vedere se qualcuno mi offre qualche cosa da mangiare, da bere. Più avanti. Ti rendi conto che fare 2 passi ci provoca meglio. Problemi? No. ci sono certe cose che rimettono l'animo in sesto. Poi non venire a piangere però, eh? Poi vestito così. E mi allontano dal gruppo dicendo... Poi ti tengo le magliette. Gli serviranno. Mi allontano dal gruppo dicendo... avvicinandomi, urlando. Respira qui. Signore, uno degli avventurieri salvatori della città ha bisogno di un pasto caldo. Chi glielo offre? Ridacchiano e sembra che ti conoscano. Fa: Robert, vieni da noi. E la porta è aperta dell'edificio, capisci che ovviamente bordello di almeno 3 piani, però bello, cioè fai test di carisma. Ti ricordo, non credo che te l'ho ammazzato più volte. 17 più 4, 21. Allora sei davanti, le esamini accuratamente queste due ragazze, sì, sono veramente belle, cioè proprio sono il tuo ideale di donna. Adesso non voglio scendere nei particolari perché non posso, però puttanazza, quindi c'è solo lui. Poi non intendevi. Ah, no. No. Dai, infatti, vedo la scena parlano, e nonostante tutta l'ansia, la serietà, tutto mi fa scappare un sorriso. Un sorriso. No, no, loro sono... No, sto preparando gli atlas, non posso. Puoi investire? Un posto sicuro? Ti chiamano, Robert, vieni da noi, appena arrivi ti abbracciano. E non c'ha più le monete. No. ti va di passare la serata con noi, la giornata? Beh, vi ho già suonato la ballata dei 5 avventurieri che sconfiggono il mare a Norwich. No, ma non vediamo l'ora di ascoltarla. Sono qua per questo. Ok, allora ti addentri. Ragazzi, ci vediamo. Fatemi sapere come accorgerete. Tranquillo, non so parlare. Benedizione. Pure. allora, una volta che sei dentro, ti chiedono un po' che tipo di esperienza vuoi. C'è un massaggio. C'è no, innanzitutto ti chiedono
ci bastano due ragazze o dobbiamo chiamare delle nostre amiche? Quante ne abbiamo qui? Quante ne vuoi, cioè, bordello pieno. No, perché devo festeggiare. Sono vivo per miracolo. Facciamo quattro? Perché quattro per quando possiamo fare cinque. Si sputtano davvero tutte le monete d'oro. Ok, 5 di mezz'ora si sputano. Allora, il tour sessuale comprende, vabbè, tutto il giorno 5 donne con bagno caldo, ne abbiamo bisogno, cibo a volontà, perfetto, quanto ne vuoi, massaggio, e puoi passare anche la notte lì, assolutamente. Per un totale di 10 monete d'oro, però sono di altissima qualità. È regalato. Ne prendo 3. 3 giorni. Ok, vabbè, le ragazze sono sono veramente di altissima qualità. Lugano di 9. Va bene. Ovviamente le scelgo io le 5. Assolutamente o sì. Voi due siete plus. Grazie. Grazie per la fiducia. Ok, allora chiudono le porte e di Robert per 24 ore non si sa più nulla. Tu puoi andare, ciao. Vado a casa, ci vediamo la prossima sessione. Ok, no. Allora. Benissimo. E lui è a posto. A posto. Lui è a posto. Gli altri? Il rincoglionimento come va avanti? Re Robert ti chiamano durante la giornata. The King. Quindi mi chiamerete solo Baelish Calderion. Tutto quello che vuoi. Baelish, Baelish. Come colpisce la tua ronco. Voglio sentire. Sta arrivando le gente. Della ronco di Baelish. Epa. Queste sono le fantasie sessuali di Robert. Immagino. Voi non ne saprete mai, ma... A ronco. Ma porco. Vabbè. Bene.